Che andavo ad incontrarlo nella sua casa, finivamo sempre, non so per quale motivo, a parlare della situazione italiana, delle cose, di quello che lui pensava. E io ero affascinato perché aveva una lucidità ed era rimasto a suo modo assolutamente legato a quella che era la sua origine, il paese da cui veniva. Ed è una persona che non ha mai venduto la sua anima al mondo occidentale, a tutti i luccichi e tutti i falsi valori che vende a chiunque di noi da decenni, da secoli, diciamo. In un mondo che è assolutamente nelle mani di persone che lavorano anche nel mondo dell'arte, come in tutto il resto, producendo mercati alla ricerca di successo e tutto quello che comporta questa ricerca di successo, nei rapporti personali che vanno costruiti con le persone che servono per costruire carriere, con i direttori dei musei, i galleristi, di seguito. Lui è sempre stato una scheggia impazzita, lucido e capace di tessere i rapporti, assolutamente, ci mancherebbe altro. Però con un suo mondo integro. Quello che è il suo lungo percorso artistico, per motivi anche legati a come intendo io l'arte, a quello che quel poco che ho fatto nei miei miseri tentativi da artista, io sono assolutamente legato a quello che è il periodo abbastanza lontano rispetto agli ultimi tempi. In quello trovo una forza, e una capacità di guardare il mondo e di confrontarsi anche per quello che riguarda la parte delle opere realizzate ancora nella ex Unione Sovietica, di rapportarsi con il mondo e con quello che veniva fatto a distanza. Questo è assolutamente, quindi anni 60, 70, 80, fino ai primi anni 90, è il periodo che preferisco, non per motivi scientifici, a livello assolutamente personale e di gusti. Parecchio che non espongo, io che non faccio molto, però ho sempre pensato che lui era il tipo perfetto per scrivere qualcosa su di me come persona, perché so che lui ha capito come sono fatto, e per la cultura che c'ha, per le conoscenze che c'ha, e credo anche per un minimo di apprezzamento che ha sempre avuto per me, anche come persona, oltre che come artista. E quindi gli ho detto che la prima occasione, che non so quando sarà, a questo punto comunque è chiaro che lui non c'è più, gli avrei chiesto un piccolo testo, che per me sarebbe stato il regalo più grande della vita.